Ti rispondo per quanto riguarda gli eventi. È vero che in Italia ci sono pochi eventi. Noi abbiamo parlato con l'EMER, quello di Le Web, e penso che riusciamo a organizzare qualcosa assieme, che però faremo verso Venezia, però non è ancora niente di formale, ufficiale, niente, però ci piacerebbe farlo assieme. Noi stessi vorremmo fare più eventi per incontrare le persone. È che noi siamo nati 4 anni fa, stiamo già tirando su una cosa, siamo cresciuti tantissimo, adesso siamo quasi tra una startup e l'altra ci sono circa 200 persone lì a Catron e non è proprio facilissimo riuscire a far seguire tutti questi fronti. Comunque a metà maggio abbiamo fatto un primo evento con Techstar che si è chiamato Startup Weekend, abbiamo chiamato lì tutti quelli che avevano un'idea da raccontare, sono venuti 60 ragazzi, ha lavorato tutto il weekend e alla fine sono uscite 6 iniziative, tra cui un'iniziativa bellissima che è un risico basato su Foursquare, che adesso lanceremo, una cosa molto carina per chi ha giocato a risico, perché io posso conquistare Dada, lui può conquistare Hedge Farm, cioè carino. E è chiaro che fare eventi sarebbe fantastico, cioè se potessi fare solo quello oggi farei eventi perché così non ho stress e si divertono tutti, però non è un mestiere e comunque bisognerebbe essere un po' dentro questo mondo per riuscire, come ha fatto Arlington, io sono stato anche a casa sua, cioè questo qui fa quello, è un blogger, si è buttato, fa eventi, ha tirato su un mondo, però è a palo alto, cioè qui è un po' più complicato. Un'altra domanda. Poi volevo chiedervi, mi sembra che ci sia in sala anche Ugo Biggeri, no? Il presidente di Banca Etica, giusto? Magari Mirko, aiutami. Perché insomma questo tema delle banche, del finance, di queste imprese mi sembra interessante. Quindi se magari vuole fare una domanda, mi sembra interessante. Cioè, prima un'altra domanda. Sì, buongiorno a tutti. Matteo Ponzano di Reset Radio. Questo discorso del mercato a noi tocca molto da vicino. Siamo nati l'anno scorso, siamo una realtà nuova, siamo la prima radio di fatto in Europa che trasmette 24 ore su 24 Creative Commons. E, insomma, Radio è, scusa, puoi ripetere? Reset Radio, lo dico all'italiana, resetradio.net. Forniamo un contenuto un po' particolare, nel senso che parliamo di 4 macro categorie che sono ambiente e ci occupiamo evidentemente di ecosostenibilità, il web, i libri e società, quindi diritto dell'uomo, razzismo, eccetera. E quindi proponiamo un'idea anche diciamo un po' etica con i nostri limiti, eccetera. Però ecco, ci siamo accorti per esempio che attorno al nostro mondo che si è creato, l'ascoltatore ci percepisce come un'entità tra virgolette pulita. E l'idea di posizionare dei banner, di fare degli spot, proprio per un fenomeno di cultura che si sconta probabilmente un po' come l'uovo di Colombo con quel discorso del mercato, a priori ci fa intendere che l'ascoltatore non gradirebbe avere un banner, non gradirebbe avere un AD, non gradirebbe sentire uno sponsor, uno spot, perché direbbe siete un po' come tutti gli altri. E allora che fare? Quali sono, secondo voi, se è una lettura giusta o sbagliata? Modelli alternativi di business a quello della pubblicità, o no? Io farei rispondere a lui perché lui è più bravo a monetizzare. Pensavi più a un modello. Vabbè, il modello di sostenibilità è quello che ci chiediamo tutti, perché giustamente sarebbe molto bello riuscire a dare servizi gratuiti tutti, no? Perché abbiamo poi l'esempio di grandissimi servizi di Google. Gratuiti, molto, sempre no? Molto aggiornati alcuni. E quindi ci aspettiamo che poi la rete in qualche modo ci dia tutto gratis, perché quello è. Certo, ci sono dei gruppi come Google che hanno come dire, delle fonti di ricavo tale che poi possono benissimo fare una serie di cose di R&D, no? Assolutamente gratuite, intanto poi alla fine c'è una linea di ricavo molto pesante. Quando invece ti trovi di fronte al fatto di avere anche noi abbiamo nel nostro piccolo tante linee di business, alcune sono totalmente gratis e in perdita, però su quelle magari stai investendo per il futuro. Quindi, primo, quanto puoi portare avanti l'iniziativa gratuitamente? Cioè, quanti mesi, anni, vita? Due, il modello, se l'ascoltatore crede nel modello gratuito, dovrebbe essere un ascoltatore, come dire, in grado di capire il modello donation where, quindi, no? Tu ce l'hai messo il tastino donate, quanti lo cliccano? Zero, quindi non sono.
Scusa, che non è che voglio ovviamente monopolizzare. Siamo stati oggetto di tesi, di una tesi di laurea di Bocconi il mese scorso, e hanno fatto un'indagine statistica e parrebbe appunto che l'85% del nostro ascoltatore sarebbe disposto a donare da 15 a 50 euro a testa all'anno. Però poi è un po' come I like it su Facebook, da il mi piace all'andare in piazza c'è un abisso. Esatto. E il problema è proprio questo. Allora mi chiedo, io sono convinto, Reset Radio la chiamo il mio SUV che non comprerò mai, quindi la terrò in piedi e sta dando dei frutti dal punto di vista di soddisfazione in termini numerici eccezionali. Però molto, non molto. So se forse non sia un po' troppo autoreferenziale, cioè parlare di certe tematiche di etica, di sostenibilità, di ambiente, di libri di un certo tipo, alla fin fine non serva solo a parlare di, con persone che più o meno la pensano così, però poi all'atto pratico magari non trasformino questa intenzione in un fatto. Scusate, era un cappello. Ugo, hai da dire qualcosa su questo tema? Esiste solo il modello pubblicitario per finanziare un'impresa su internet o esistono altri modelli? Ma io credo che, ho sentito il dibattito prima, credo che quando si dice che siamo alla preistoria, questo è vero anche non soltanto perché pensiamo alle connessioni, al giacimento di connessioni possibili o di possibili utenti da trovare, ma anche per come noi ci approcciamo a questo mondo. L'esempio che è stato appena fatto è quello di un approccio al mondo internet che è tipico del mondo nel quale viviamo adesso, non internet, fuori da internet, no? Quindi per pagare qualche cosa cerchiamo delle metodologie che sono mutuate dal sistema economico in cui ci troviamo. E il problema non è tanto che non ci possono essere altre idee, tastino donate o altre questioni di questo tipo, quanto che noi come pubblico, come persone, non siamo ancora preparate a questo salto di tipo culturale, perché forse ad esempio su internet non ha senso un abbonamento annuale, sembra una sciocchezza, però se ci si riflette un attimo, i tempi di internet sono l'annualità, no? sono altri tempi, eppure noi ragioniamo ancora, no? Le parlo anche da editore, io sono editore di una rivista, si chiama Valori, ogni tanto si pensa se farla tutta sul web, però poi c'hai questo problemino qui, che l'abbonamento cartaceo, pochi, maledetti, che non ti fanno forse andare avanti, però ti arrivano, gli altri non sai se ti arriva. Ma siamo su un livello, diciamo, preistorico anche per altri aspetti, per esempio c'è tutta una questione di non poco conto della proprietà di quello che è sul web. Ed è un discorso che qui, insomma, in questo ambiente si conosce bene, però è la critica grossa ai grossi social network, a come si sta sviluppando, diciamo, il mercato dei dati delle persone che vanno sui social media piuttosto che su altre piattaforme. E credo che anche questa sia una cosa, quindi c'è un pochino più di democrazia da portare dentro il web, capire come portarla dentro, capire come farlo funzionare al meglio. Stamani Andrea Tracanzana ha parlato di Zoes è un social network che abbiamo fatto sui temi appunto della sostenibilità ambientale e sociale. Trovo che il mondo da cui vengo io, il mondo di banca etica, del commercio eco solidale, della bioedilizia, delle energie rinnovabili, non sappia assolutamente come si utilizzano questi mezzi ad oggi, no? E quindi da questo punto di vista c'è una mancanza anche nostra di capacità di comunicazione attraverso questi mezzi. La stessa banca etica si interroga, abbiamo fatto una ricerca recentemente, in Italia praticamente non c'è nessuna impresa che comunica sembra seriamente un ossimolo, sul web. Banca etica sembra un ossimolo. No, è un ossimolo, l'abbiamo fatto apposta. Beh, se vuoi ti spiego come che fa mai. La banca etica in un minuto? Beh, la banca etica intanto è in start-up anche lei, perché sono 10 anni, 11 anni, pensate che abbiamo qui in Toscana banche che hanno 600 anni, quindi... Certo. E per una banca ci vogliono degli anni per entrare effettivamente a regime, quindi per esempio non possiamo fare le cose carine di intervento nel capitale che ci vengono dette, però banca etica non potete finanziare startup, non possiamo fare come fanno loro, non possiamo entrare nel capitale. Però banca etica ad esempio è stata la prima banca al mondo che ha messo tutti i suoi finanziamenti sul web, cioè ha detto alle persone: se volete sapere perché mi chiamo etica, guardate cosa finanzio. E se voi andate sul sito di Banca Etica trovate i finanziamenti fatti, quanto è stato dato a chi. Tendenzialmente facciamo solo finanziamenti che riteniamo siano utili alla collettività, e abbiamo dei soci, 33.000 in Italia, che con un modello di rete che purtroppo non è quello del web, è un modello di rete ultra preistorico se vogliamo, però fanno da garanzia, da supporto, da
relazione, da partecipazione sui progetti che finanziamo. Cioè la garanzia grossa che abbiamo è il controllo sul territorio da parte dei nostri soci. Ok, grazie.